Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Amici di Radio Bruno, ben ritrovati qui nell'area stile del Royal Hotel qui a Sanremo e sono in compagnia di Braschi. Ciao, ciao, ciao. Benvenuto qui a Radio Bruno. Grazie a voi. Grazie a te. Sei comodo? Comodissimo. Sei tranquillo? Divani, ci si potrebbe quasi anche dormire. Sì, infatti, si accomodano tutti. Bene. Sono belli, sono belli. Braschi, come stai? Bene, sto bene, una bella giornata, c'è sole. Per fortuna è uscito il sole, sì. E sono contento di essere ancora qui. Senti, raccontami un po' le tue emozioni e tutto quello che hai provato, insomma, sul palco dell'Ariston, certo. Ma è un'emozione forte, senz'altro, molto difficile descrivere e raccontare esattamente quello che si prova, perché entri in una bolla, in un frullatore in cui le emozioni sono tutte mischiate, il bello, il brutto, il forte, il piano, ed è difficile proprio se dividerle e capire dove ti stai muovendo, quindi l'ho preso tutto e sono contento di aver fatto questa esperienza. Molto. Senti, poi tra l'altro tu hai, insomma, questa passione per la musica. Tu eri iscritto alla giurisprudenza e poi hai voluto lasciare gli studi per continuare a seguire il tuo sogno e la tua passione. Sì. Com'è che è nata questa passione per la musica? È nata come quella di tutti, cioè non è una storia originale, è piuttosto banale, cioè è nata come qualche amico alle scuole medie, dove si prendeva uno strumento musicale, si andava in una cantina e fondamentalmente ci si sentiva dei supereroi a fare 3 accordi in una cantina. Poi dopo sono passati un po' gli anni, è aumentata un po' la consapevolezza. Hai fatto un po' di esperienza anche in giro. Ho fatto un po' di esperienza, sono andato molte volte negli Stati Uniti e siamo qui adesso. E a proposito di Stati Uniti, è proprio a New York che hai girato il video, sì, del brano che hai portato all'Ariston. Sì, siamo tornati da New York proprio tipo 3 giorni fa, tre, 4 giorni fa. Fresco, fresco. Sì, sì, abbiamo fatto prima di tutto due showcase di presentazione del disco che esce domani e che si chiama Trasparente. E poi abbiamo fatto... Sono brani d'autore? Sì, sono brani di cantautorato, diciamo. Mm-hmm. E abbiamo anche registrato il videoclip che è uscito due giorni fa del brano del festival. Ma insomma, quindi tante esperienze. Poi adesso, dopo Sanremo, che cosa ci farà vedere Braschi? Cosa bolle dopo, in pentola? Dopo Sanremo, prima di tutto, vabbè, siamo già dopo Sanremo in un certo senso. E, non è ancora finito, dai, ancora vabbè. Finito, eh? Vabbè, ok. Visto che sei ancora qui. Sono d'accordo. E faremo inizierà un lungo periodo di concerti che più o meno penso si protrarrà fino a fine anno e andremo avanti e speriamo, diciamo, che questo disco che esce domani abbia una vita più luminosa possibile. Noi te l'auguriamo assolutamente. Io ti ringrazio. Senti, prima di salutarci facciamo un saluto agli amici di Radio Bruno. Noi ti aspettiamo ovviamente poi anche magari a Radio Bruno Estate, se passerai a trovarci. Super volentieri. Ci fa molto piacere. Certo. Saluti. Un saluto agli amici di Radio Bruno. Io sono Braschi. Grazie Braschi per essere stato qui con noi. Grazie mille a voi. Un bacio anche da Radio voi. Bruno. Ciao ciao. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. In collaborazione con Grissin Bon, Silvestri e Taddei Abbigliamento Maschile, Biper Banca, Campani Group, Mondo Convenienza, Modena Giochi e Rosanna Alpi, la moda che si distingue.